Valdichiana, buonasera e benvenuti alla quarta puntata di Diretta Rock da... Non mi impallare con il bicchiere, Live Gioia! Rock Festival! Dal Live Rock Festival ex Fierale di Acquaviva. Aumentiamo famiglia, vi presentiamo Anita Goti, che già la valdichiana ha già iniziato a conoscere perché firma alcuni dei nostri articoli, e ovviamente la Gioia. Abbiamo qua la Gioia in persona, Tommaso Ghezzi! E la fulgente Valentina Chiancianesi. Vi amo, pubblico. Allora, Anita, tu eri con noi già ieri sera, hai visto un po', insomma, questa sera pronta per affrontare la quarta serata, anche se poi dopo noi rimaniamo qua al gazebo, parliamo. Ovviamente sì, e aspettiamo anche tutti voi all'ex feriale, di Acquaviva. Ovviamente. Mentre tu, Tommaso Ghezzi, dopo tre puntate e tre serate, ormai noi le chiamiamo puntate perché sono un po' le nostre puntate, dopo tre serate veramente belle, intense, ieri sera questa rivelazione che è piaciuta a tutti i pubblici, questa sera... Che cosa vedremo sul palco dell'ex Fierale? Allora, premettiamo che stasera mi vedete con gli occhiali e il cappello perché la condizione psicofisica piano piano inizia a cedere. Sovraccarichi di occhiaie, nel backstage c'è una quantità di occhiaie delirante. Problema. Comunque, stasera è una serata ricchissima perché avremo ben quattro artisti, quindi questo significa per il backstage quattro cambi palco, tanto lavoro. Si inizia alle 9.30 con Lucio Leoni, che è un cantautore italiano, romano, tra i più interessanti del panorama nazionale, e seguirà Aqua Naru direttamente dal Connecticut, è arrivata qua stamattina, si è già innamorata della Valdichiana, ha detto che domattina vuole andare a visitare Montepulciano. Ce la porti te domattina alla buon'ora? No, no, domattina alla buon'ora io sarò qua a riempire i camerini. No. A lavare i bicchieri, a lavare i bicchieri. Comunque, Aqua Naru dal Connecticut, grande voce soul, grande voce R&B, che quindi riempirà la seconda battuta dei live set di questa sera. Terza band presente, gli Shame, arrivano dalla South London, da Brixton, cultura punk rock, con le bretellone e gli anfibi a prendere a calci dal punto di vista sonoro il pubblico, ma sono calci che fanno bene, quindi sarà un concerto molto bello. E chiuderà Herva con un DJ set performativo, quindi sarà alla fine un live con una produzione live sul momento di una composizione elettronica che chiuderà questo sabato notte del Live Rock Festival. Quindi anche questa sera una serata bella e impegnativa. Una serata... È venuta anche una zanzara a trovarci. Sì, anche a me. Io mi ha pizzicato 8 volte nel giro di 30 secondi. Molto allora bene. Tommy, tu vai a prenderci l'ospite che noi accoglieremo, che ancora non sappiamo chi divano, sia, appunto, a sorpresa, perché a noi ci piace azzardare, che accoglieremo in questo divano fantastico, e io vi lascio andare, portati con lei, porto Anita, gli faccio vedere come funziona la vita, e dopo ci dirai anche il tuo azzardo, quindi preparatelo perché dopo ce lo dovrai raccontare. Grazie Gioia, a dopo. Grazie, Gioia, mio, a dopo. E faccio accomodare qua su questo fantastico divano Gaetano Rispoli di Lega Ambiente, perché come vi ho già raccontato le sere passate, anche quest'anno il Live Rock sposa i temi ambientalistici e dell'ecologia. Allora Gaetano, prima di parlare del fantastico e famosissimo bicchiere, parliamo della raccolta differenziata. Sì, allora, la raccolta differenziata qui al Live Rock Festival è di casa. Già dal 2007 si è iniziato una sperimentazione con il Mater B, e questo ci ha consentito subito di fare una raccolta differenziata con delle percentuali altissime, sopra l'80%, perché questo materiale appunto è biodegradabile e quando si spareggiano i tavoli si mette tutto nel solito sacco. Quindi è più facile lo smaltimento e si fa tanta raccolta differenziata. E poi tutto il resto è meticolosamente separato dai nostri volontari, che in questo ormai sono istruiti da 12 anni di esperienza. E invece
pesce, l'eco bicchiere che ormai sta diventando una moda. Diciamo quasi che tutti gli anni è un po' il cimelio del, oltre a rappresentare appunto l'impegno del Live Rock, è un po' il cimelio, il simbolo di questa festa. Sì, è vero, ora questa mi sembra la quinta edizione che utilizziamo l'eco bicchiere. L'eco bicchiere è stata una scelta che comunque ha avuto 2 anni di gestazione all'interno delle riunioni nostre, del collettivo, quelle organizzative invernali, perché c'era un po' di scetticismo, ovviamente ogni volta che ci si approccia a una novità che cambia molto anche l'organizzazione, è chiaro che i tempi decisionali sono quelli che fanno maturare le scelte giuste in questo caso. E nel 2014 si è iniziato con l'eco bicchiere, che è stato un successo dal punto di vista mediatico come messaggio, e un successo anche per la riduzione dei rifiuti. Noi con l'adozione dell'eco bicchiere riduciamo il 30% del volume dei rifiuti, e noi se ne fanno molti di rifiuti. Ecco, parlando di qualche dato, si sa più o meno? Sì, si fa, dico purtroppo da ambientalista, dico per fortuna da piragna, si fa più di 1 chilo di rifiuti a pasto, a persona. Sì. Senti, comunque io ho notato anche che il pubblico è molto più attento degli altri anni. Si vede che questa cosa, questo messaggio, questa, insomma, questo impegno sta comunque producendo interessanti risultati. Sì, il nostro spirito è sempre stato quello anche educativo, la parola forse, ma comunque formativo, o di dare dei segnali. E se penso a 10 anni fa, arrivare nel Fierale, qui la mattina si camminava in un prato di bicchieri. Quest'anno non possiamo dico dire che il prato davanti al palco è pulitissimo. È pulitissimo, e questo ci consente anche un risparmio di, fra virgolette, manodopera, certo, e dei volontari che si dedicano a altre cose. Che, come vedete qui, diciamo, è tutto curato anche nei dettagli. E poi la riduzione delle bottiglie di plastica, questa è avvenuta 10 anni fa con l'adozione dei potabilizzatori, degli erogatori d'acqua del sindaco, diciamo così. Questo ci ha aiutato ulteriormente ad eliminare tutte le bottiglie di plastica che venivano utilizzate per i pasti, per la somministrazione appunto. Oh, un'altra cosa interessante è anche, sono anche i raccoglitori per le cicche. Sì, questi si sono adottati anche questi da alcuni anni, ci consentono di captare un po' di mozziconi che inevitabilmente qualcosa per terra ci va, questo è inevitabile. Comunque insomma, un po' di lavoro in meno, e anche quello è un po' di educazione in più. Oh, invece parliamo di... Ah no, ti devo fare una richiesta. C'è questo turno che tutti mi dicono, questo lavaggio dei bicchieri che chiunque sento, dove ti troviamo dopo, dopo una certa ora a lavare i bicchieri? Perché è così temuto questo turno? Ma allora, è un lavoretto impegnativo, perché c'è da portare i bicchieri dal punto di raccolta fino al punto di lavaggio. Poi c'è un po' di vapore delle lavabicchieri che vanno a ciclo continuo già da un po', e quindi insomma è per uomini duri, nel senso per... Allora, uomini duri, se siete duri andate a lavare i bicchieri perché ce n'è bisogno. Sì, cioè, quello sì, speriamo. Allora senti, quanti anni sono che fai parte del collettivo Piragna? 12 anni, dal 2007. Allora, indubbiamente l'eco ambiente ha azzardato molto, c'è anche il bicchiere, la raccolta differenziata. Se tu mi volessi raccontare un tuo azzardo o come l'eco ambiente o come Gaetano Rispoli. Ma dici di salti nel vuoto? Sì, salti nel vuoto, perché il filo conduttore di questa trasmissione, ma anche del live, è un po' l'azzardo come antidoto contro la prevedibilità. Ma prossimo, quindi dici? O prossimo, che hai già fatto? Ma secondo me l'azzardo fu quello più grosso nel 2007, quando il Mater B nessuno sapeva minimamente chi era, e c'erano delle incognite anche dal punto di vista meccanico di questo materiale,
che ci intimorivano un po' a tutti, perché un piatto di plastica era strasperimentato. Un piatto di polpa di cellulosa, quando si andava alle riunioni, questa polpa di cellulosa era, cioè, anche comunicarlo fra di noi, certo. O l'acido polilattico per i bicchieri, cioè veramente era un'avanguardia del pensiero ambientalista e anche proprio delle cose materiali. Quindi il salto è stato il primo, secondo me. Poi l'adozione dell'acqua dal rubinetto e l'ecobicchiere non è che sono stati indolore, però ci siamo abituati piano. Esatto. Bene, Gaetano, allora io a questo punto ti saluto. Sì, grazie. Penso che abbiamo parlato. Ah no, un'ultima domanda. Non c'entra molto con l'impegno ambientalista, però è anche la doggy bag, in qualche modo, è un rimedio contro lo spreco. Anche sì. Questa è una novità degli ultimi anni. Sì, si è adottata da non molti anni, è una cosa veramente di una banalità incredibile, è un contenitore per alimenti che viene dato a chi non ce la fa a finire uno stinco. Che sono veramente impegnativi gli stinchi. Sì. O la pasta o la pizza. E, è un segnale, perché ovviamente non è con questo che si risolve il problema dello spreco, che ha un sacco di sfaccettature, dal campo dove si coltivano gli alimenti fino al secchio della spazzatura nelle nostre cucine, si perde circa il 40% degli alimenti. Questo ovviamente non è il rimedio generale, ma è un segnale anche questo. E mi sembra di aver capito che alcuni ci imitano in queste pratiche, questo fa piacere. Assolutamente sì. E il Live Rock insegna. Allora, grazie Gaetano, grazie di essere stato con noi. Grazie. Io ti saluto e a questo punto ti faccio uscire e a questo punto chiamo Anita. Anita, regia, che cosa devo fare? Anita, vieni qua, Anita. Allora, Anita, hai pensato al tuo azzardo? Dai, stellaci. Banini, sono lì i biglietti, sono lì sopra i biglietti, sono lì sopra. Bravissimo, no, accanto! Scusate, ma Banini mi sta facendo un po' da segretario. Intanto tu pensa, lì, accanto, lì. Allora, ragazzi, qui sta degenerando la situazione. Dimmi il tuo azzardo e andiamo. Stasera si poga fino alle 2. Lei pogherà fino alle 2 questa sera. Allora, a questo punto, il bicchiere, vabbè, l'ho vinto, ragazzi. Venite con me dietro al palco, perché questa sera vi porterò nel regno di Tommaso Ghezzi, ovvero nel backstage, e vi faremo vedere che cosa accade poco prima dei concerti. Vi faremo vedere un mondo, non che gli altri mondi sono stati, vi faremo vedere un mondo particolarissimo. Vieni. Eccoci nel backstage. Salve ragazzi, ciao a tutti. Ciao Mattia. Buonasera. Mattia e Olmo sto cercando. Olmo, Mattia e Olmo, eccoli qua. Fantastici. Allora ragazzi, voi siete gli addetti al backstage. Backliner. Ci dobbiamo mettere seduti, ragazzi. Io ho qualche difficoltà. Se a mettermi seduto ho qualche difficoltà. Mi metto qui. Allora ragazzi, qual è il vostro ruolo? Che fate qua tutte le sere prima dei concerti? Che mondo c'è dietro qua? Allora, noi partiamo, diciamo, da tarda mattinata a montare il set. Se i gruppi richiedono il backline, ossia gli strumenti che non possono portare loro. Quindi noi ci occupiamo delle cose pesanti da montare, un sacco di sbattimenti e insomma una cosa un po' frenetica, però finora ce l'abbiamo sempre fatta, quindi è andata bene. Ci sono state delle richieste particolari da parte dei gruppi? No, guarda, quest'anno diciamo è andata abbastanza bene su questo punto di vista e quindi diciamo di no, ecco. Sono stati bravi quest'anno. E per ora il gruppo che vi ha, non si deve dire, però ovviamente voi da dietro le quinte, il gruppo che vi ha un pochettino più dato da fare?
che ci ha dato da fare ad oggi, cioè in questa edizione. Certo, in questa edizione lui mi risponde. Io e Bloody Beetroots ieri sera è stata sì. Perché che ti hanno richiesto? Praticamente sono arrivati con un bilico enorme, abbiamo dovuto fare il trasbordo su un altro veicolo che hanno parcheggiato qua vicino, portarlo qua in mezzo alla gente poi per ricaricare, un delirio ieri sera, quindi. E invece negli anni intanto compare Tommaso Chesi, sì, è il nostro Jolly. No, nelle edizioni passate probabilmente, ecco, i Verdena sono stati la produzione che c'è. No, sì, perché comunque c'era una grande richiesta, quindi abbiamo dovuto accontentarli in tutto, però ce la siamo cavata divinamente, no? Sì, e quella più scialla, quella più tranquilla che vi lasciava fare a voi? I DJ sono la cosa migliore, hanno due piastre, quindi un tavolino, arrivano, montano, sì, quindi esatto. È una cosa molto easy. Voi da quanti anni sono che fate parte del collettivo? Io esattamente 13 anni, forse di più, forse anche 15. No, assolutamente. No, abbiamo fatto la cavetta. La cavetta, Siamo partiti dalla biglietteria, poi abbiamo fatto la birreria e poi siamo arrivati qua nel backstage. Allora, io ho descritto che tutti insomma, le postazioni sono fighe, hanno il suo perché, però stare dietro al palco, Beh, è più bello. È bello, stimolante, sì, indubbiamente. È molto stimolante, sicuramente, sì. Ci vedete, molte volte la gente ci dice ma siete sempre a sedere, ma che fate, insomma non fate niente. Non è vero. In realtà è vero, cioè ancora siamo seduti, infatti non è... Siamo seduti ma per il problema è che per esempio una mezz'ora, 40 minuti abbiamo da fare per 1000 persone e sei da solo e devi fare 1000 cose, ti cercano tutti gli imprevisti, bisogna sempre gli imprevisti. Se arriva un artista, vi chiede una cosa imprevista che voi non avete calcolato alle 11 magari la sera? Risolta per forza, assolutamente, in qualsiasi modo e con tutte le forze possibili. Siamo un collettivo e abbiamo le capacità e finora le abbiamo sempre avute di risolvere qualsiasi problema, assolutamente. Se so che c'è qualcuno all'interno che mi può aiutare, telefono subito e la risolviamo. Sì. È un po' un azzardo allora questo, possiamo dire, dai. No, è il rischio del gioco, insomma, sì, cioè ci sta, insomma. E allora raccontatemi il vostro azzardo. Il filo conduttore del live e della nostra trasmissione è quest'anno è l'azzardo, come antidoto alla prevedibilità. Allora, c'è un azzardo che avete fatto, che volete fare, che magari in queste sere avete azzardato ed è andata bene? No, in queste sere sicuramente non abbiamo azzardato niente, anche perché, come dicevamo, di solito si calcola tutto, però ci può stare che magari, si rompe un amplificatore e bisogna risolvere il problema dell'amplificatore. Si è rotto l'amplificatore qualche edizione fa, sono corso a casa in macchina a prendere il mio amplificatore personale. ecco l'azzardo. O la chitarra, per esempio, una chitarra esplode, la corda di una chitarra, non hai tempo di cambiare una corda della chitarra, prendo la mia chitarra, gliela do. Semplice. Allora, questa sera il pubblico non può ovviamente passare qua nel backstage, però voi vi troviamo qua, quindi magari veniamo noi a salutarvi per il pubblico. Sicuramente, assolutamente problemi. Grazie Mattia, grazie Olmo. A questo punto Tommaso Chesi, sono in condizioni un po' così. In condizioni un po' così. E dove andiamo? Dove ci porti? Allora, vi porto sul palco a incontrare il primo che ho abbassato, mi fanno scendere. Adesso va tutto bene, ok? Perfetto, ho fatto un macello, ma come ovvio questo è un azzardo. Il mio azzardo è affrontare in diretta. Allora, intanto che ci avvicinavo ve lo presento. È un cantautore tra i più interessanti della scena italiana, è romano. Lui in qualche modo porta avanti la lezione del grande teatro canzone di gaberiana memoria, ma lui innanzitutto non è milanese ma è di Rebibbia a Roma e in secondo luogo mescola il teatro canzone con il cantautorato più verace, il cantautorato quello più creativo e più tradizionale. Signori e signori,
Lucio Leoni. Vacci piano, ciao, buonasera a tutti. Grazie infinite per aver accettato di partecipare a Diretta Rock sul palco. Lui ha finito il soundcheck 30 secondi fa ed è qui proprio perché era praticamente come headliner al microfono centrale fino a 30 secondi fa e adesso è qua. Con voi, viva Dio, che bello. Prima domanda semplice, come stai? Come sei arrivato? Come ti trovi? Che ne pensi di questa situazione? Penso che sia una roba incredibile, non sembra neanche di stare in Italia, ragazzi, è una roba surreale, cioè accolti con i guanti, messi a nostro agio, trattati benissimo, l'audio è una bomba, il palco è pazzesco. Il posto è da lacrime, meglio di così. E c'è già un sacco di gente, mi sembra di vedere. Da qua poi c'è una visuale privilegiata. Comunque, il Lupo Cattivo, seconda prova. Stasera cosa ci proponi, cosa sentirà il pubblico di Live Rock Festival? Allora, stasera facciamo un po' un mischione tra primo e secondo lavoro, nel senso che abbiamo una formazione un po' ridotta, siamo un power trio, batteria, chitarra elettrica che agisce anche un po' come il basso e voce, perché insomma qualche musicista ha fatto dei figli nel frattempo, per cui insomma l'abbiamo perso per strada in questa fase qui, però insomma ci prendiamo un po' di robe da Lorem Ipsum, un po' di robe dal Lupo Cattivo e facciamo in modo di scaldare un po' gli animi per Shame, per Aquanaru, che sono... Aquanaru per me è una divinità scesa in terra. Io vabbè, parli come se tu fossi un'apertura. In realtà Live Rock Festival ci tiene a sottolineare il fatto che tutte le band sono headliner, perché sono tutte estremamente selezionate e la composizione con cui vengono definite le serate è semplicemente per ragioni o tecniche, certo, o di rilevanza, diciamo così, di produzione tecnica di palco. È una questione di umiltà. È una questione di umiltà. Comunque Lucio Leoni è romano, vive a Rebibbia. Vivi sempre a Rebibbia? Da un pochino no, ma vivo molto lì, molto vicino. Comunque sei cresciuto, sei un figlio di Rebibbia. Sono un figlio di Rebibbia. Una zona di Roma che diciamo la mia generazione conosce tantissimo anche per le vignette di Zero Calcare, per come l'ha raccontata lui. Tu come la vivi? Qual è il rapporto con la tua città? E con il tuo quartiere? Insomma, con la città è difficile, nel senso che Roma è una sorta di... vorrebbe essere una metropoli, però in realtà è un agglomerato di paesini. Ogni quartiere, che da noi in qualche modo... il concetto di quartiere non esiste, è la borgata proprio, perché sono proprio paesini microcosmi in cui ci si conosce un po' tutti e poi quando va nell'altro paesino c'è un po' quella dinamica strana, però la vivo bene nella misura in cui è una città che in borgata riesce ancora a darti una dimensione umana. Quando prova ad allargarsi e a guardare fuori crolla un po' e c'ha una serie di problemi che insomma conoscete tutti, anche per fama immagino. Noi Roma, noi qua siamo in provincia e ti lascio immaginare cosa significa in provincia organizzare una roba del genere, è un miracolo, e quindi però siamo contentissimi di avere artisti come te e ospitare le realtà più interessanti del panorama nazionale e internazionale. Ma parliamo del disco Il Lupo Cattivo, la prova insomma che da un anno ormai, sì, è quasi un anno. Quasi un anno, novembre mi sa che, non me lo ricordo più. Comunque è quasi un anno, è uscito nel 2017. Sì, ok. Sì. E, nel disco c'è un po' di tutto, anche se è estremamente coerente. Però c'è sia cantautorato e poi ci sono brani come per esempio quello che è più rilevante, cioè L'Interiore di Filippo, che sembra che esca fuori dalle intuizioni del teatro canzone di Giorgio Gaber, però si mescola con la romanità e alla fine diventa un rap alla walkie talkie, un po' sperimentale. Quali sono i riferimenti tuoi? Da dove arriva questa roba che ci propone? Li hai toccati un po' tutti tu parlandone, no? Nel senso che la romanità è per forza di cose esce fuori, perché poi insomma, quando ci nasce e ci cresce a Roma da qualche parte non ti riesci a sganciare da una serie di dinamiche di quel tipo là. Walkie talkie sono stati ascolti fondamentali della mia crescita come musicista e poi insomma ho chiesto la produzione artistica di Riccardo Gamondi, che è uno dei due walkie talkie, non a caso, per cui chiaramente c'è quell'influenza là. I grandi cantautori, la grande invenzione del teatro canzone di Gabbero, il grande rapporto con la teatralità, col gesto teatrale di altri come Iannacci, che magari non era più legato alla canzone, alla forma canzone, meno al teatro, ma la presentazione poi dell'opera era decisamente teatrale, il gesto, la performance, l'approccio all'abitazione dal vivo era decisamente teatrale, sono state cose che mi hanno
mi hanno infarcito il percorso di crescita, per cui poi in qualche modo uno fa frullato probabilmente, non lo sì, so. Sì, perché poi Lucio Leoni fondamentalmente a Roma, sì, adesso è un cantautore di comprovata qualità, ma poi ha anche una carriera teatrale, hai lavorato in teatro comunque, sei ne ho stato... fatto parecchio, sì, ne ho fatto parecchio. E sei un letterato, se non sbaglio, sei laureato. Sembra eccessivo, sì, sì, sì. Però sono letterato, sulla carta lo siamo, cioè anch'io sono letterato, quando magari nel campanello di casa sarebbe figo scriverci letterato come dottore. Letterato, bello, mi piace. Comunque c'è un background molto importante, anche dal punto di vista culturale e di espressione, sei anche uno speaker radiofonico. Vero, sì, anche questo da un annetto a questa parte è un mondo che ho scoperto da poco e mi piace moltissimo, è molto, molto interessante anche perché c'è la possibilità di giocare su un linguaggio diverso anche lì, sul quale puoi portare dinamiche prese dalla musica, dal teatro, da quello che hai letto. Cioè, background culturale importante è una roba che mi fa un po' impressione. Diciamo che se uno c'ha sete, è incuriosito da quello che succede intorno a lui e da quello che pensano gli altri, oltre che da quello che pensa solo lui, poi in qualche modo si fa un'idea e se gli va poi la tira fuori in un modo o nell'altro, insomma. Per chiudere, ma è vero che non ti piacciono le frattaglie? Cioè è vero questa cosa? No, non è verissimo. Diciamo che ci sono delle cose estreme che non riesco ancora, ma diciamo che ormai mi sono abituato a tutto, anche perché insomma, poi sono entrato nel fantastico mondo del vino e quando bevi il vino fatto bene in un certo modo le frattaglie si sposano alla perfezione. Comunque, Lucio Leoni, ah no, fermi, ultima domanda importantissima, la trade union di tutte le nostre interviste, siccome la line-up del Live Rock Festival è stata definita un azzardo, perché mette insieme cose diversissime insieme nella stessa sera, nello stesso contesto, qual è il tuo azzardo e cos'è secondo te l'azzardo? Questa sera, dici, in assoluto in come generale. Concetto? In questo momento storico l'azzardo è non girarsi dall'altra parte, stare in ascolto, accorgersi dell'altro da sé. È assurdo pensarlo come un azzardo, però in questo momento, preciso momento storico, paradossalmente è un azzardo. E noi azzarderemo questa cosa con te tra pochi minuti, a questo punto, sul palco di Live Rock Festival. Lucio Leoni, venite immediatamente. Ciao. Grazie mille, ti lascio andare a riposarti, a concentrarti un attimo. E ci vediamo dopo, io sarò sotto palco. Bello di casa. Grazie mille. Ciao ragazzi, grazie mille. Dunque, c'è ancora Valentina Chiancianesi qua e anche Alessio Biancucci che passa in diretta. Ciao, piacere ragazzi, tutto a posto. Ci vediamo domani sera. Anche domani sera? Domani sera. Ah, ok, io pensavo di andare al mare. Domani sera. Va bene. Bene, grazie, ciao. Grazie Ale. Tommy, a questo punto che cosa facciamo? No. Allora, io prima di chiudere vorrei far vedere al nostro pubblico questo fantastico palco, perché è veramente un palco che spacca. Qui abbiamo la roba degli Shame, facciamo che viene direttamente da Brixton. Mortali, non potete vedere. No, allora, la cosa che è interessante vedere è che ci sono tre batterie sul palco, cioè questa cosa testimonia il lavoro che fanno i nostri tecnici. Ci sono tre batterie, tre set di percussioni e voi dovete sapere che ad ogni cambio palco una di queste strutture viene singolarmente smontata e portata via e ne vengono portate altre, vengono portate nuove backline, vengono portati gli amplificatori, vengono portati nuovi strumenti, quindi vi lascio immaginare il capo di lavoro che viene fatto su questo palco. Valentina intanto si diverte là in mezzo. Ah, andiamo a chiudere là. Comunque no, una cosa da dire importante. Lucio Leoni ha detto una cosa importante. L'azzardo di mettere le diversità sullo stesso palco, secondo me, è il fondamento educativo del collettivo Piranha e del Live Rock Festival. Insegna le persone a confrontarsi con l'alterità, a mettere insieme le cose diverse, a spogliarsi dai pregiudizi, dai preconcetti e veramente confrontarsi con l'altro e vivere insieme nello stesso luogo. Questa forse è un discorso troppo grosso, ma secondo me è una responsabilità educativa che il collettivo Piranha ha. Però la Valdichiana lo sposa benissimo, siamo personalità tutti diversissimi in questa redazione, basta vederci, e sposiamo anche noi questo concetto del live rock e del collettivo Piranha. Quindi pubblico meraviglioso, ci vediamo qui alle 9:30, parco ex Fierale di Acquaviva, c'è Lucio Leoni che aprirà la serata e che avete appena conosciuto.
a Domani Sera con Diretta Rock, ma tra pochissimi minuti qua al Live Rock Festival. Ciao! Facciamo una foto io con Marco.